little more. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte della Random Lock a Pokémon Soul Silver. Oggi non so perché è così strano. Nella scorso episodio abbiamo sconfitto la settima palestra tipo ghiaccio, che in realtà ci è costata un Pokémon, ovvero Wing, che è morto, disintegrato praticamente. E niente, questo abbiamo messo un Pokémon e ci siamo travestiti da Team Rocket praticamente, come potete vedere. Siamo travestiti da Team Rocket, da membri del Team Rocket, perché dobbiamo salvare la sua radio. Parliamo con questo. Ehi, sei una matricola, ma guarda un po' come ti sta bene l'uniforme del Team Rocket. Va bene, puoi passare. Possiamo passare, davvero? Che cosa strana, vabbè. Gino, voi Team Rocket, siete solo una cozzella di deboli, vedete di smetterla di rompere. Ok, no, più che altro mi domandavo, ma io mi ricordavo che arrivava Gino a questo punto, perché mi ha fatto passare così normalmente, però vabbè. Non stanno in cielo intero, lasci un taglio con quel look, ci hai riconosciuto praticamente. E noi perché ci svestiamo? Non si sa. Cosa, non sei una matricola? Basta. Ok, osso lava. In realtà potrei fare anche pugno spine, in realtà, proprio a titolo informativo. Sapete perché mi è venuto un dubbio? Io non ho salvato. Cioè, in buona sostanza io sto registrando dopo la scorsa parte, però mi sono dimenticato di salvare, quindi. Speriamo che non ci siano interruzioni, perché sennò sono cacchia mai. Davvero, speriamo tanto che tipo non arriva qualcuno. Oh! Così, tanto per. Fangata, la potenza dell'elettricità, scusate, indebolita. Pugno spine, dove sta la KO, secondo i miei calcoli? E vai, ho fatto calcoli giusti. Ok, praticamente oggi ci saranno da battere altre 9 miliardi di recluse. Perché è vero, ci saranno da battere un monte di recluse. Ok, devo avvertire gli altri, praticamente devo avvertire gli altri. Giro, haha, volevi camuffarti e infiltrarti in mezzo a loro. Sì, vabbè, non mi rompe. Ah, ok, lui va direttamente da Lance, non so fare cosa, però va bene. Samusina del Team Rocket, molto Team Rocketesca. Due lotte in una, quindi cosa fa? Cioè non è in doppio, però è due lotte in una, davvero. Devo cercare un modo di evitare l'allenatore, perché non lo voglio sfidare. Ah, oggi ragazzi, chi posso evitare lo evito l'allenatore, ve lo dico, eh. Ambipom! Bellino Ambipom, mi garba. Brashare non ci fa molto, meno male non ci ha scottato, cioè c'ha un 10% di scottare se non mi sbaglio. Brashare. C'ho un po' la gola secca, grande brutto colpo di Eleking, perché ragazzi, voi, cioè non so, chi regista forse ne sarà accorto. Wing? Mi sono scordato di togliere il condivido esperienza Wing perché è morto purtroppo e quindi non lo posso più tenere in squadra. E quindi con la mia esperienza non ha senso. Mamma mia, è morto, ed è morto un altro. Che palle. Strumento, prendi e lo diamo a Casciano. Visto che anche lui deve salire un po' di livello, perché è da tre parti al 31. Con la mia esperienza. Avevo detto che andavo a cercare i rapidi artigli, non l'ho fatto. In buona sostanza. Quello non ci ha visti, bene. Questa ci dice. Come la password di oggi? Aiuto ovviamente. Chi se ne frega. Ok. Dovrebbero, non l'ho mai letto. Per quanto mi riguarda per loro di tirare dovrebbero prenderle e basta. Oddio. La attiveia. Ciao. Benissimo ragazzi, mi ha fatto del parkour qua praticamente. Ok. Qui è un turn and lot praticamente. Dici. Ah, quella va davvero, va... ci vorrà una password, non lo so. Non me lo ricordo proprio, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Forse anche qui ci danno un'altra password da scovare. Gengar o Gengar, a me piace più Gengar. Tra l'altro, l'emulatore di fatti con un dente nero, perché? Per quale motivo? Spiegateci il motivo. Peccata, ci ho dato a sé le cata.
Osso lava non gli fa molto, credo. Invece sì. Invece sì, perché è super efficace. Casciano riceve, Casciano sta al 32. Vedete, con l'esperienza serve sempre. Perché Casciano c'è stato un momento dove davvero l'ho giocato tantissimo. Alla pivolta ci vuole. Che palle. Non mi ricordo neanche chi lo dà alla pivolta. Forse ho sbagliato a premere, grazie, vabbè, comunque va bene. Comunque, dicevo, il conto di esperienza serve, perché Casciano l'ho giocato a un certo punto, se vi ricordate, a un certo punto della random block l'ho giocato tantissimo, tantissimo, per essere item fantastico. BB, mi sono all'orologio. Ok, tutte mosse non molto efficaci, quindi mettiamo boom. Che palle, io spero che Ele King impari presto qualcosa di buono, perché davvero davvero non se ne può. Mi sale che cosa? Attacco? Davvero non se ne può più con Ele King, che sta solo due mosse buone. E ripeto, Meteonomo non lo uso perché ho paura che mi faccia una mossa tipo autodistruzione o esplosione e poi mi scoppi davanti. Comunque, Tartwig lasciamo lui. Comunque, ecco, vi volevo dire una cosa importante, ovvero, ve l'ho già detta, se non mi sbaglio, nello scorso video, come anticipazione, dovrebbe almeno. Comunque, ve la dico, venerdì, ovvero domani, ci sarà uno speciale, perché in realtà, un po' di tempo fa, comunque, giovedì scorso, ho creato il mio 100° video, quindi un bello speciale per i 100 video. Inoltre vi volevo anche parlare di Farmon Sole e Luna, che davvero non ne ho avuto tempo. Meno male siamo dello stesso sesso, perché sennò non succede niente in realtà. Io fascino un po' di sempre l'attrazione, non so perché. Comunque, in buona sostanza, appunto, ve lo parlavo un po' di Farmon Sole e Luna, non quelle news fallose, ma proprio ve lo volevo dire, ve ne volevo parlare apertamente, cioè senza frasi programmate, insomma, così alla buona. Questa è la palestra? No, è Loi. Te ce l'hai la più forte, e mi sai tanto di uno che ha la più forte. Ok, ma poi si può sapere che vuoi? Chi è stato la Milas? Voglio dire, chi è stato il Team Rocket dovrebbe essere con me. Ok, spero che tu abbia il Team Rocket. Cioè, sì, buone, spero che tu abbia, scusate, la più forte. Tanto, perché hai così tanti Pokémon? Vabbè, quello lo devo ancora capire. Terra! Comando Urto! Ok. Ok, non mi fa molto. Il problema di... cioè, Ele King non deve ricevere praticamente... che palle però che sei, eh. Ele King no... è sonnifero. Ti odio, devo mettere per forza boom ora. Comunque, vi volevo appunto dire, cosa vi volevo dire, boh, me ne sono scordato totalmente. Viva! Non me lo ricordo proprio, che vi volevo dire, non me lo ricordo. Un altro! Dimmi che ho le sveglie. Cure totali. Vanno bene anche le cure totali, boom, perché si va prima, spero. Non mi addormentare, grazie. Giorno paga. Benissimo, così riceviamo anche un po' di soldi. Oggi con queste battaglie mi sa che non ci si fa a fare quello che volevo fare, tutto quello che volevo fare. Perché queste battaglie ci fanno perdere un bel po' di tempo. E mi dispiace davvero, perché davvero avevo meglio programmato tutto per filo e per segno e non così. E mi avevo fatto tutto per Benino. Ok, l'avevo visto male, boom, perché con la mossa di Polotta, boom, è messo malino, Comunque sono tutti attaccanti fisici le squadre, ragazzi. Come la Mazoka Paimon Platino. Tutti attaccanti fisici, tutti. Oddio, il ghiaccio. Gli faccio terra, se non mi sbaglio.
speriamo di non sbagliarmi, ok, speriamo non ci faccia molto perché, ok, Mirayo Boom, mamma mia, perché ho deciso di sfidarti, perché, per quale motivo? Ora tipo, dovevo fare delle parti lunghissime, di sicuro ve lo dico, ci sarà una parte che sarà come quelli nella Lazio che appaiono platino, tipo 35 minuti 40, ti sale l'attacco, lo so. Ci sarà appunto una parte, sarà 35 minuti 40, perché sì. Questo si fa salire l'attacco di tanto, mi ammazza poi, meno male mi sono ritagliato la vita. Cioè non si dice ritagliato la vita in realtà, però boh, così mi andava di dirlo. Si dice ripristinato la vita. Che pro player, ragazzi. Comunque, l'abbiamo battuto finalmente, no, siamo ancora al secondo Pokémon se non mi sbaglio, mamma mia. Ti odio, cara Rechuta, ti odio. Munizione, ti è, così ti impari. Comunque, al di là di questo, non so come ho sollevato riesco a colpire Haunter, visto che praticamente è sollevato da terra. E quindi la terra non dovrebbe avere effetto. Però così. Ce lo dai la pipolta? Ah, ok. Io ho fatto questa battaglia e praticamente mi ha comportato due Pokémon che mi dormono, perché ora io ho due Pokémon che mi dormono. Electivire, che ora lo devo sostituire a Boom, perché sennò se continua a dormire sono cavoli. Questo, che non mi ricordo neanche chi è, questo investi. Chi è quello lì con capelli rossi? È l'Atena, mi sembra si chiami. Cof cof, A-E-I-O-U. Lasciate che mi presenti, gentile pubblico. Sono il direttore. Da oggi trasmettiamo programmi di Pokémon mirabolanti che decantano l'incredibile cesta e virtù del Team Rocket. Quindi non fate tante storie, godetevi queste belle trasmissioni. Non mi rompere le balls. Ok, faccio l'imitazione. Ancora Maxus, mamma mia, palo. Questo vuole imitare Giovanni, è proprio... C'hai il chiodo fisso ancora, Maxus. Vuoi imitare il direttore? Sei Pokémon, non ce la faccio più. Boom, vai Boom, contro Snorlax. Gli facciamo una bella terra, Ah, ultimo canto? No. Ultimo canto? No. Ultimo canto? No. Ultimo canto? No. Ci si scambia l'abilità? Mamma mia, brutto. Ultimo canto, ragazzi, ultimo canto è proprio... Ok, facciamo gli osso lava. Oddio, ragazzi, ultimo canto, ti prego, no. Ganzo! Altra mesa ce l'ho io perché... Che figata. Ok, Boom subisce ancora l'ultimo canto. Col cacchio ci tengo Boom io, ultimo canto. Ancora attivo, non so, mica scemo. Ok, gelo raggio. Cacciano è veloce comunque, devo ammetterlo. A vedere se non mi sbaglio mi fa un cazzo. Cioè, detto proprio in italiano. Ci ha la velocità. Boh, che tipo sbagliate, sbagliato, psio saldo. Così avevo voglia di mettere Crashano. Comunque devo far risvegliare Electivire, questo davvero. Con un PS dovevi rimanere, con un PS, naturalmente. Perché se... mi diminuisce ancora la velocità, speriamo attaccasse. Attacca ancora per primo. Così. Benissimo, Casciano sale al 33, 33 tentini interno attento, tutti e 33 tentellando, sapete io non riesco a dirlo perché ho leve moscia, però faccio. Gelo raggio, extra rapido, attacca prima di noi perché è più extra rapido. Perché sto tenendo in capo Casciano? Boh, così. Brutto colpo anche di extra rapido, aia. Ok, vai, perfetto, uso tutto la KO, bravissimo. E io ve lo dico, non ce la faccio a fare tutto quello che volevo fare. Non ce la faccio.
Che palle però con dei coleotte. Io ci metto le attiva e le key. Oh! Ho premuto troppo in fretta. Dimmi che non lo ammazzi. Dimmi che non mi fai una mossa di tipo elettro. Non mi fai una mossa di tipo elettro. Sono qui. Vediamo un po'. Meno male non è morto, però se moriva neanche colpa mia, perché... Ma non mi ricordo se l'ultimo canto rimane attivo per tutta la battaglia oppure solo quando hai switchato il cuore, praticamente. Non me lo ricordo. Boh. Ti prego svegliati, ti prego, ti supplico svegliati. Ti devo far svegliare. Ti devi svegliare. Hai fallito però, non me ne frega niente. In realtà io volevo metterci boom, perché volevo... Ah, sì, ultimo canto. Ha effetto ancora, boom muore. Se no, no. Vediamo nella speranza che non muoia boom. Dai. Che morì contro un metapod. Ah, ok. No, morire contro un metapod dicevo era brutto, cioè. Vabbè, il randomizer, magari un metapod corre anche abisso, per dire, furo cielo, però. Tanto se mi fanno abisso contro, io ci muoio proprio di brutto. Olè, tutti dicevano per la gioia di tutti, ma while, lasciamo boom e vuole fare abbastanza veloce, visto che a quanto pare la prossima parte dovrà essere un po' più lunga del previsto, perché oggi non voglio dilungarmi troppo. Allora, lui è acciaio, l'acciaio, la terra è superficiente d'acciaio, com'è? A quanto pare sì, a quanto pare proprio sì. Comunque Mowile è ganzo, magari averlo in squadra è un bel Mowile, mamma mia. A me proprio mi piace proprio me Poemon, cioè. Al di là che poi sia forte o non sia forte, mi piace me Poemon. Lasciamo boom perché anche se non ha mosse forti oltre Hollywood, però che Ele King sta per morire praticamente. Facciamoli spennata, che è la mossa quando non so cosa usare, uso spennata, perché come potete vedere, ecco perché uso spennata, non so cosa usare. Ah, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ventesima parte, proprio netta. Il direttore è chiuso nel magazzino sotterraneo. Sai dove va questo magazzino? In fondo ai più oscuri angoli del fior tunnel. Io, il grande Maxius Comanian Mimita, ti non cedo questa chiave. Perché? Così. Cioè, grazie, però perché l'hai fatto? E quello ci ridiamo tutti. Evitiamo questi allenatori, che è meglio. Facciamo tipo parkour, no? Io non mi ricordo assolutamente se la chiave serve proprio questo. No. No, ok, non serve questo. Manca fosfido questo, vabbè, comunque. Evitiamoli tutti, benissimo. Non mi ricordo se al piano terra ce n'erano degli altri, a quanto pare sì. Però questi da evitare saranno un po' più tosti. In realtà questo si gira ogni poco, quindi. Questo non mi sbaglio, l'avevo già sfidato, questo no, questo sì, questo no. Ok. Ah, mi sa che nella parte di oggi proprio non mi c'entra, eh. No, mi sa proprio di no. Mi sa proprio di no. Quindi la prossima parte la dovrò fare un po' più lunga. Comunque la musica di... Poi mi viene, la musica di Fiordropoli è ganzissima. Una figata, mi guarda però. Cioè generalmente le musiche di Poi non mi garbano tanto, però quelle di Oro Argento specialmente. Beh, quelle di Diamante e Perla non le batte nessuno, eh. Diciamo, come quelle di Rubino e Zaffiro, come quelle di Rosso e Blu, come quelle di Bianco e Nero e come quelle di X e Y. Ah, ops, l'ho nominati tutti. Questa è bella. Allora, intanto vi voglio comprare un po' dei medi, perché abbiamo visto che praticamente ci ho messo un secolo per svegliare due Pokémon. Quindi speriamo che qui vendano anche le pozioni. Benissimo, pure le pozioni max, ma per risparmiare preferisco due pozioni, visto che alla fine mi bastano, perché i CS non sono poi così tanti. Antidoto, due, perché sennò qui dall'avvelenamento ci si crepa male. Cure totali, via Iosa, cure totali. Mi calma le cure totali a me. Però... Oh, troppi soldi, no? Sette? No, sette troppi. Tre cure totali. E dovremmo essere a posto. Allora, ok, fatto. Poi dovrò tornare anche a comprare delle Ultra Ball, perché
Poi ci danno fatta teatura, la biogelata, vai percorsi, vai, davvero tanti, perché mi manca un bel po' di Pokémon. E visto che ci siamo, iniziamo quello che volevo fare anche in questa parte, però non posso fare perché ci ho messo troppo a fare il resto, quindi... Ma posso ritravestirmi da Team Rocket, guardate, solo per la curiosità, eh? No, ok, chiave sotterranea... Benissimo, se non mi sbaglio c'è da andare al centro commerciale invece di andare qui, o c'è da andare proprio... Io lo sapevo e ti incontravo, te, quella che fa la rima. Sono certa che di questo passo il leggendario POC. Oh, 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 come non detto, arrivederci. Il leggendario POC, ragazzi. Forse ci vuol dire qualcosa? Forse? Boh. Comunque, vi è stato l'accesso, ti è. E io ci entro, pappero. Ok, siamo nei sotterranei, ragazzi. Meno male c'è la musea di Fiodoropoli. Sapevo che cambiava. Cioè non lo sapevo, però pensavo. E ragazzi, ce lo facciamo nella prossima parte, i sotterranei? Ma certo che sì, perché in questa parte non c'è più niente. E quindi a materializzare una tutto, noi ci vediamo con un prossimo episodio di Pokémon Soul Silver Random Look. Ciao a tutti!